Ciao, sono Luca Galeano, ti do il bentornato al nostro consueto appuntamento con le pentapillole. In questa serie di piccoli video, pillole appunto, stiamo dando uno sguardo alle varie tecniche di pronuncia che possiamo avere nelle nostre scale pentatoniche. La lezione di oggi si occuperà di dare uno sguardo alle pentatoniche late. Fino adesso abbiamo ricavato degli stringset dalle dileggiature tradizionali delle pentatoniche, ad esempio. Ma la domanda è: che cosa succederebbe a ognuno di questi stringset se aggiungessi delle note ricavate dalla diteggiatura della pentatonica successiva? Ora superiamo i limiti del nostro stringset, ad esempio sulla diteggiatura 4 in tonalità di Do. Analizzando uno stringset di due corde, avevamo queste note a disposizione. Ma cosa succede se aggiungiamo una nota presa in prestito dalla diteggiatura successiva? Otteniamo questo tipo di diteggiatura. E così via. Naturalmente, come ti ho chiesto di fare nei video precedenti, vai a ricavare queste stesse posizioni con questa filosofia negli altri stringset. Ad esempio sul secondo stringset, sul terzo, quarto e quinto stringset avremo le stesse identiche posizioni che avevamo analizzato sul primo stringset. Bene, una volta che abbiamo analizzato tutti gli stringset di tutte le posizioni, adesso sul singolo stringset impariamo ad avere diversi tipi di pronuncia. Questo ad esempio dove mettiamo tutte le note. Diamogli magari questa sonorità, quindi anche più in velocità, con un minimo di palm muting creiamo questo effetto. Mi sto legando, ma posso avere anche un tipo di rimbalzo, ad esempio. O anche un altro tipo di rimbalzo. Quello che possiamo anche fare è togliere la nota nel mezzo. Quindi perdiamo questa nota e saltiamo. Vedi? Vedi? Rendiamo tutte queste formule agevoli. Insomma, ci sono tantissime variazioni. Però vorrei soffermarmi su una variazione che ti porta ad escludere la nota centrale sul mi cantino. Bene, cosa facciamo con questa cellula? La utilizzeremo per attraversare i vari stringset di questa posizione e quindi muoverci in verticale. Guarda come. Primo stringset. Secondo stringset. Terzo. Quarto. Quinto. Mettiamoli insieme. Yeah. Mi immagino che funzioni anche in fase ascendente. Vediamo. Mettiamoli insieme. Andata e ritorno.
Ma alla fine che sto facendo? Se andiamo ad analizzare tutte le note che stiamo andando a suonare, fondamentalmente stiamo unendo due diteggiature, in questo caso la quinta e la prima, creando una diteggiatura mostruosa di una pentatonica larga che purtroppo porta con sé delle ripetizioni di note. Se le suono tutte dall'inizio alla fine, infatti, ho degli unisoni. A parte che non si può sentire perché è troppo meccanica, l'effetto non è tanto gradevole, eseguita in quest'ordine non ha un grandissimo effetto musicale per via delle ripetizioni, ma andando ad applicare le combinazioni di cui ti parlavo prima, il suono risulterà più interessante. Come abbiamo visto, dalla combinazione da cui abbiamo tolto un suono, abbiamo ottenuto questo tipo di sequenza. Un altro suono interessante potrebbe essere dato da questo tipo di sequenza. In sestina. Chiaramente queste sono solo un paio delle combinazioni che ti posso mostrare sulle pentatoniche date. Ad esempio, ti ricordi la nostra terza pentapillola? Bene, potresti usare a questo punto le note delle pentatoniche date, guarda. Oppure una sequenza bellissima che moltissimi anni fa mi mostrò il maestro Nico Stufano. Molto bella, guarda. Muoviamo questa sequenza. Insomma, sono veramente tantissime le combinazioni che puoi creare sfruttando però questa forma mentis delle pentatoniche LAD. Chiaramente il tempo a disposizione è veramente poco, quindi ti chiedo di sviluppare questo concetto su ognuna delle 5 diteggiature. A questo punto quello che è importante fare è studiare tutte le unioni delle pentatoniche. Ad esempio, in tonalità di Do abbiamo la quarta pentatonica che si unisce alla quinta. Come abbiamo visto, la quinta che si unisce alla prima. Poi la prima che si unisce alla seconda. La seconda che si unisce alla terza. E infine la terza diteggiatura che si unisce alla quarta. A questo punto fai su ognuna di queste nuove diteggiature gli schemi che abbiamo analizzato prima.